Eccoci ragazzi, siamo in mare e con la nostra nave orribile e abbiamo raggiunto l'isola di Salamina. Ecco qua, allora ormeggiamo e come vedete la nostra cassa indossa un nuovo set, ovvero questo set ragazzi me lo ha regalato, tra virgolette regalato, Grady Graplace che sarà ospite da noi. Praticamente questa sera, oramai sto registrando di domenica, quindi sarà da noi questa sera e sceglierà la nuova run che faremo, o Nier Automata, o Horizon Zero Dawn, o la guida al crimine perfetto di, come si chiama, prendiamo sempre questo, di Heavy Rain. Quindi lui sceglierà questa cosa. Come si ottiene questo set? Questo è il set del pirata, ragazzi. Si ottiene collegando il vostro account Ubisoft a Twitch Prime. Lui ha un account di Twitch Prime. Ho fatto questo regalo di collegare il mio account Ubisoft al suo account di Twitch Prime. Ed ecco qui, mi ha regalato praticamente il set del pirata. Cosa vi dà anche il set del pirata? Il set del pirata, dobbiamo andare sulla nave, nostra orribile nave. Mi regala appunto una skin nave che è questa, il Pirata dell'Egeo, come vedete, ecco qua. Vi regala i marinai, ovvero i pirati dell'Egeo, eccoli. E poi, scusate, sono uscito per sbaglio. Ecco qua, rientriamo nel nostro inventario e vi regala anche una versione di Phobos, che è questa, la Torre dell'Egeo, quindi che vedremo di chiamare immediatamente se risponde alla nostra chiamata. Eccolo, è questo. Questo è il set completo, ciò che Dai, vi adesso andiamo. regala collegare account a Twitch Prime. Quindi se avete un account Twitch Prime vi consiglio di collegare account Ubisoft perché vi vengono regalate tutte queste cose. Ora dobbiamo fare la mappa e decidere dove andare. Allora, siamo arrivati a Salamina, stavamo già sbagliando. Mettete l'indicatore in questo punto. Vi ricordo che siamo al 74esima puntata, 74esimo episodio della nostra run di Assassin's Creed Odyssey, run di Cassandra, quindi run un po' più cattivella, abbiamo fatto comportare un po' più da malvagia Cassandra. Ecco qui, qui c'è una tomba, ragazzi, quella di Aiace, che vi consentirà di avere un punto abilità in più, quindi vi consiglio di farlo, io andrò a farla dopo, quando non sto clippando con voi. Adesso vi voglio far vedere come si ottiene il trofeo con Xenia, ovvero trovare tutti i tesori. La prima è la piuma d'oro, la piuma dorata, che appunto era nello scudo di Aiace. Ecco qui, vedete? Qui c'è il santuario di Aiace in rovina, tutto parla di Aiace su quest'isola, quindi voi andate qui. Ecco qui. Muovetevi fino alla punta estrema dell'isola. Scendete. Se gli dèi vogliono, sono nel posto giusto. Possibile ubicazione della piuma, ecco. Niente. Qualcuno avrà avuto la stessa idea. Quindi ragazzi, qualcuno ha già rubato la piuma. Vi ricordo che stiamo sempre usando il set del pirata, questo è solo il transmog, come lo chiamano in Warcraft. Quindi abbiamo tanti giocatori di World of Warcraft fra di voi, io mi sono un po' disintossicato da anni di gioco di World of Warcraft. Fatemelo sapere nei commenti, questa sarà la domanda di questo video. Ma andiamo avanti ragazzi. Siamo spacciati. Gli dèi ci malediranno. Che c'è che non va? Non può andare così male. Oh, è terribile. Dimmi cos'è successo. Il faro è stato saccheggiato dai banditi, i demoni di Cicno. Temo che siano andati alla tomba micenea di Aiace. Mi occuperò di loro. Oh no, sono troppi. Rischiaccerò Aiace non come è l'unico a insetti. essere stato benedetto dagli dèi. Schiaccerò quei demoni da due soldi. Perfetto ragazzi, prendete il primo cavallino che vi viene in mano, anche se non è Phobos, facciamo velocemente, e
e muoviamoci per raggiungere la tomba micenea di Aiace. Ecco. Ateniesi e spartani che si regnano, giustamente. Ed era il punto che avevamo trovato prima, se vi ricordate, no? La famosa tomba che una volta fatta vi consentirà un punto abilità, ragazzi. Quindi... Ecco, io cerco di fare il furtivo, ma hanno già cioccato, quindi va bene così. Non puoi vincere. Ah, usano il veleno anche loro. Era che volo. Ed ecco qua la piuma, ragazzi. Vedete, c'è qualcuno che ci sta sparando da qua dentro. Ecco, già che ci siamo, potrei fare anche la tomba di Aiace, Ragazzi, le tombe... Siamo qui, è un peccato non farlo, spreco un po' di tempo per farlo. Le tombe funzionano così, sono per la maggior parte delle volte piene di serpenti. Dovete avanzare con una torcia, ma molto spesso la torcia vi basta per abbattere i serpenti. E qua dietro, come vedete, c'è la stele. Quella stele lì è quella che voi dovete trovare. Trovare una stele nelle tombe vi conferirà un punto abilità. Quindi, semplicemente funzionano così le tombe. Dunque... Quelli sono piastre a pressione, ragazzi, che rischiano di far uscire delle punte, che vi faranno male, ovviamente. Quindi non vi uccidono, ma vi faranno male. Io di solito accendo sempre i bracieri quando li vedo, perché vuol dire che, visto che sono un po' labirintiche le tombe, vuol dire che sono già passato da quella parte, semplicemente per quello. È una mia, come dire, modo di fare. Allora, molto spesso quando rompete queste giare c'è dell'olio dentro, prende fuoco, quindi state attenti. O ci sono dei serpenti. Noi le rompiamo tutte. Come vedete c'era un altro serpentello lì. Trovate anche dei forzieri nelle tombe. Quindi già che siamo qui, accendi il braciere, brava Cassi. Non che fosse indispensabile accenderlo, ma... E qui comunque non ci torneremo più, quindi veniamo da di qui. State attenti quando passate nelle tombe, ricordatevi sempre... Ecco qui, Cassandra come Exios, l'unico avventura che si dà fuoco con le sue stesse fiamme. State attenti appunto quando passate nelle tombe alle varie trappole. Allora, potete scivolare in questi punti, come vedete questa era una trappola, avete visto? C'erano. Uno entra qua sotto, convinto di poter fare, di trovare qualcosa, invece lì c'era una trappola. C'ero già caduto con Alexios, ci sono ricaduto con Cassandra. Vabbè, il mondo è bello perché è vario, dunque andiamo di qui, come vedete altre trappole, un serpente, i serpenti fanno molto male, e non vorrei aver trovato anche la tomba peggiore in quantitativo serpenti, o a lunghezza, comunque, già che ci siamo l'abbiamo fatta la tomba.
A paura di averne preso veramente una lunga di tombo per farvi vedere una delle tombe di questo gioco. Diamogli un colpo che si accende, via. Volevo accenderla in modo più elegante, ma a quanto pare... Ecco qui, se accendiamo in modo elegante prendiamo fuoco se gli stiamo troppo vicino. Allora, giriamo sempre per prendere tutti i vari contenuti. Allora, qui quando scendiamo stiamo attenti a pieno di V. Eccola qua. Pensavo fosse pieno di viper, invece no. Ecco qui, ragazzi, voi prendete la stele. Abbiamo perso qualche minuto a farvi vedere la tomba. Però già che ci siete ve la faccio come guida, perché... E prendendo la stele, come vedete... ottenete un punto abilità. Ed ecco qui, questo doveva essere il corpo di Ayachi, infatti effettivamente era un gigante da vedere, come hanno detto di... come aveva detto Xenia, che Ayachi era un gigante, dunque. A questo punto non dovete rifarvi molto spesso tutta la strada indietro, perché vi è sufficiente, come in Skyrim, fare questa cosa. Oddio, in Skyrim non dovevate spostare l'oggetto, però... buttarvi fuori, attenti alla trappola, e uscire immediatamente dalla tomba. Quindi avremo preso la strada giusta. Se mi vedono qui sono nei guai. Vabbè, Cassi, che vuoi dire, sei nei guai, cioè abbiamo passato di ben peggio nella nostra avventura. Quindi usciamo dalla tomba di Ayace. Arriviamo qua e ci teletrasportiamo a Ceo da Xenia, quindi ecco, c'è sempre qualcuno che si fa le foto, i selfie sulle luoghi d'osservazione, ed è sempre difficile trovare il modo per teletrasportarsi lì, perché la prima cosa che ci punta è la foto. Comunque, ragazzi, siamo a metà video più o meno e abbiamo già recuperato il primo dei tesori. Il prossimo sarà il bracciale macedone, ve lo dico io, anche ve lo ci dirò Xenia a breve, perché attiviamo la missione, attendiamo la fine del caricamento come sempre. Le varie patch non hanno migliorato i caricamenti di Assassin, purtroppo. Però vabbè, è un gioco talmente gigante che ci può stare che debba caricare determinate cose, gestire tante... Ok. Ed ecco qua. Attendiamo come sempre il caricamento. Torni veloce come il vento. Hai con te la piuma dorata di Ayace. E qui, attenzione ragazzi, possiamo corteggiare anche Xenia. Ed essendo la nostra, anche se è brutta come la fame Xenia, essendo la nostra Cassandra una donna che fa buono tutto, nel senso basta che respiri, uomini, donne... A momenti anche animali, quindi Xenia è un animalone, infatti, ti ecco costerà. Una piuma d'aquila dorata, come richiesta. Davvero un oggetto grazioso. Felice di vederti appagata. Il mio compenso? Non ti scaldare. Tieni, per il disturbo. Grazie. Ed ecco qui, ragazzi, qui faremo veramente tanti soldi con Xenia. Adesso solamente 970 dracmi, ma più avanti ne faremo di più. Ok, parliamoci. Mi hai portato la mia piuma d'aquila dorata alla velocità del vento. Ora voglio che trovi un'altra rarità. Certo, sono disponibile per qualsiasi cosa tu abbia in mente. Un ricco nobile macedone sta visitando vari santuari in tutto l'Egeo alla ricerca del più sacro, per compiere una grande offerta. Oh, cosa vuole offrire agli dèi? E perché? Il perché non è importante. Forse vuole chiedere agli dèi di moltiplicare le sue dracme, o di indurire il suo membro.
ma pare che la sua offerta consista in un bracciale d'oro, bello come Afrodite, la cui fattura sarebbe pari a quella di Etesto. Starebbe meglio intorno al mio polso che su un altare. Ma indubbiamente, Xenia. Per trovare quei luoghi sacri. Un membro del mio leale equipaggio, Anassimandro, ha disegnato delle mappe per mostrarti i luoghi. È abile con lo stilo. I luoghi sacri sono sorvegliati? Non credo, ma suppongo che tu corrai il rischio di offendere gli dèi e inimicarteli per sempre, se credi in quel genere di cose. D'accordo, terrò gli occhi aperti per trovare il bracciale che desideri. Ok, anche qui abbiamo ottenuto delle mappe di missione, quindi ecco qua. Attiviamo la missione e dobbiamo esaminare le mappe per capire dove andare, quindi... Ed ecco le nuove mappe. Quindi c'è questa, una delle mappe fornite da Xenia, quest'altra e quest'altra, ragazzi. Ora, mi pare che questa sia quella giusta. Caposugno dovrebbe essere. Ve la dico io, in modo che voi non indaghiate, non la andiate a cercare sulla mappa. Ecco qui. Allora, dovrebbe essere Caposugno, questa. No, questo è Caposugno. Qui c'è un braciere. Questa sarà la nostra destinazione, quindi teletrasporto direttamente per la Torre di Sunio. Come dicevamo, è la punta più meridionale di Attica e dovremo usare le abilità investigative qua per capire che cosa è successo. Perché dobbiamo usare le nostre abilità investigative? Semplicemente ve lo spiego appena ci arriviamo, ragazzi. Ci godiamo un attimo il viaggio breve da lì a Caposugno con il nostro Phobos, che ha la skin che ci ha regalato Gradi Graplace, quindi lo ringrazio per questo bellissimo regalo che ha fatto. Infatti lo ringrazieremo anche dal vivo domani, se giocheremo ad Assassin's Creed o se non giocheremo ad Assassin's Creed. Quindi Phobos, dove sei? Ecco qua, bravo Phobos. Ed eccoci qua. Ora recchiamoci. Quindi come vedete anche Cassandra come Ran sta andando avanti, perché volevo farvi questo obiettivo speciale con Cassandra. Gli altri li trovate tutti con Arexios, quindi. Ed eccoci qua, Caposugno, ragazzi. Entrate qua, scendiamo dal cavallo prima di travolgere gente e ci succeda qualcosa che non deve succederci. Allora, eccoci al Tempio di Poseidone. Riguardiamo la mappa. Stiamo attenti a non farci cioccare dai nemici. Allora, la direzione dovrebbe essere questa, se mi ricordo bene. Credo che sia il luogo indicato dalla mappa. Ecco qua. Luogo di possibile ubicazione del bracciale. Forse la zona è questa. Raccogliete i vari oggetti che ci sono qua. Ah, manca un contenitore per le offerte. Ed ecco, ragazzi, un contenitore per le offerte è stato rubato. Quindi, intanto che ci siamo, ci raccogliamo tutto. Ed ecco, guardate. La prima parte è questa. Interagiamo, ecco perché dicevo che dovevamo usare abilità investigative. Niente, qua è l'indicatore di missione, quindi ecco qua.
Abbiamo un altro indicatore. I fiori probabilmente adornavano il contenitore. Qualcuno ha lanciato qui il contenitore, ma è vuoto. Forse una di queste coppie ha visto qualcosa. Credevo che ti piacesse. Non importa se mi piaceva. Hai derubato gli dèi. Hai idea di quanto vale? Non lo so. Quanto vale la maledizione degli dèi? Non fare l'asino superstizioso. Quel bracciale è inestimabile. Ehi! Ti importa solo del denaro. Non ti interessa di come mi sento. Ehi! Volevo far colpo su di te. Volevi infilarti nei miei pantaloni, vorrai dire. Ehi! Eh? Cosa vuoi? Apollo mi manda a punirvi. Tremate, idioti! Perché io sono l'ira di Apollo! Te l'ho detto, Laio. Gli dèi sono qui per punirci. E ci credono pure. Proprio così. Datemi quello che voglio. O vi faccio a pezzi. E cosa vuoi? Idiota. Vuole il bracciale che hai rubato. Hai capito perfettamente. Datemi il bracciale. L'ho buttato giù dalla scogliera. Dritto in mare. Malaka. Fenomeno. Farmi una nuotata. Ok, dunque, ragazzi. Dobbiamo recuperare il bracciale. Potrebbe essere una nuotata impegnativa, forse no. Quindi equipaggiamo il tridente di Nettuno, ragazzi. Se volete sapere, il tridente di Nettuno ci permette di respirare sott'acqua. O, perdono, il tridente di Poseidone. Se volete sapere dove e come recuperarlo, ecco qua, non era una nuotata così tanto impegnativa. Ed ecco che abbiamo completato la nostra missione. Come recuperare questo tridente nell'episodio 59.5 della Run di Alexios. Vi lascio. Ah, qui c'è anche dello ricarico. Attenzione, è andata meglio del previsto. Dunque, mappa, e ci teletrasportiamo da Xenia. Quindi anche qui abbiamo visto ben due parti da recuperare, ovvero la piuma dorata di Aiace, con tanto di tomba di Aiace, e abbiamo visto anche quello che, come possiamo dire, riguarda il bracciale macedone. Ci sposteremo con il prossimo dialogo verso un altro oggetto importante, che è la conchiglia di Tritone, ragazzi. Quindi, che dire, andiamo avanti e vediamo come avanza. Quindi per il 74esimo episodio abbiamo visto delle buone cose. Ecco qua. Vi lascio link in descrizione, se mi ricordo, a parte il canale di Gradigra Press per andarvi ad iscrivervi, da lui fa dei gameplay di League of Legends, per tutti quelli che amano League of Legends, oppure il PvP in squadra che si fa con League of Legends, oppure pubblica anche i cortometraggi che faccio insieme a lui, ovvero che lui li produce, io recito insieme ad altri attori molto più bravi di me. Comunque io ci metto il mio massimo, a breve farà un altro corto a cui parteciperò. Quindi, ragazzi, detto questo, vi lascio in descrizione anche dove prendere, come nella puntata precedente al 73, il tridente di Poseidone. Ora parliamo con Xenia. Adorabile Mistios. Novità? Mi aspetto un pagamento per il disturbo. Corteggiamo sempre Xenia. Sarà meglio che il tempo che passerò a cercare questi gingilli sia ben ricompensato. La mia piccola Plita si sente sottovalutata. Non mi sembra che tu rischi la vita tra le onde. Da giovane ho solcato ogni mare ed esplorato ogni isola come spinta da Poseidone. Ma ora porto un fardello come quello di Atlante. Non temere, Cassandra. Ho una grande borsa con cui ricompensarti. Ed ecco, ragazzi, abbiamo completato anche Voti Sacri come missione. Dunque, adesso possiamo parlare nuovamente con Xenia. Ecco, il mio vento dell'ovest a ritorno. Forse la tua passione per i tesori mi sta contagiando. Non è la cosa più bella che ci sia. Allora che cos'hai per me? Un gruppo di banditi ha messo le mani sulla conchiglia di Tritone. Credono che abbia il potere di controllare le maree. Una cosa simile è ambita da molti. Me la porterai. Troverò il tesoro. Altri mappe. Come pensi di trovare i banditi altrimenti? Ora vai, voglio quella conchiglia. Dalle tue labbra alle orecchie degli dèi. Sarà tu. Sei tu a portarmi i tesori, non gli dèi. Una bella storia. Almeno questa conchiglia è d'oro.
Amica mia, ormai mi conosci. Secondo te vorrei un oggetto simile se non fosse d'oro? Sei sicura di non voler controllare le maree? Solo gli idioti pensano di poter domare il mare. Sai qualcosa dei banditi che l'hanno presa? Sono banditi, rubano e uccidono. Cos'altro c'è da sapere? Potrei descrivere te e i tuoi pirati allo stesso modo. Vuoi sapere in cosa siamo diversi? Guardati intorno. Io ho un'isola e loro un buco nel terreno. Chiara? Tornerò con la conchiglia. Ed ecco ragazzi, nuove mappe del tesoro, quindi colei che comanda i mari. Ecco qua. Allora, se andiamo a guardare il nostro inventario, andremo sulle mappe e come vedete abbiamo dei luoghi da cercare. Allora, il luogo giusto mi sembra che sia questo, che è vicino alla Macedonia, quindi la tripla penisola calcica. Ecco qua, andiamo sulla nostra mappa e come vedete ecco qua la penisola calcica. Il luogo dovrebbe essere questo, se mi ricordo bene. Qui dovrebbe esserci una grotta, c'è un ingresso, sarà buio pesto arrivare qua e quindi niente ragazzi, ci dirigeremo lì. Come vedete ho un teletrasporto solamente qua, quindi incominciamo a portarci ad Asclepio. Siamo quasi a tempo limite, quindi io non mi metterei a fare grandi traversate, mi ci porto lì, vi faccio rivedere la mappa appena apro l'episodio 75 che vi registro adesso e poi dopo io non so quanti altri episodi dovrò fare per la nostra amica Xenia, ma siamo a metà quest di Xenia, per dire, anzi non a metà, un po' meno di metà, quindi abbiamo altri oggetti da recuperare, quindi un altro episodio pieno ci sta sicuro per concludere questa, appunto, questa parte della quest di Xenia, devo dire missione di Xenia, perché questa insomma va a finire che faccio dei giochi di parole che mi piacciono un po' poco. Ma detto questo, a parte gli scherzi ragazzi, arriviamo ad Asclepio, che era il nostro teletrasporto più vicino per la via di Xenia. Non è partito manco bene il salto dell'Aquila ed eccoci qui, ci muoveremo in quella direzione. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il gameplay di Assassin's Creed Odyssey e niente ragazzi, ci vediamo per ecco qua, prendiamo il primo cavallino che c'è, ci vediamo per la prossima parte di questa missione per sapere come fare il trofeo di Xenia. Quindi mettete like o dislike al video oppure commentate, rispondete alla domanda che vi ho fatto, oppure se volete, oppure condividete il video per aiutare altri giocatori a trovare grazie a questo video il modo di fare il trofeo di Xenia ai suoi, come dire, un mercenario. Dov'è il mercenario? Comunque stavamo dicendo, per trovare i suoi tesori, e noi ci vediamo sempre qui ragazzi col prossimo video, l'episodio 75. Ciao ciao a tutti da Sion e alla prossima.